Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Senix e oggi, signori, siamo tornati su Ark Survival Evolved. Benvenuti e bentornati nel nostro survival coi dinosauri. Allora, oggi, cari signori, andremo di nuovo verso quella zona per vedere se troveremo il Tapeciara. Se non lo dovessimo trovare, andremo di Tigre del Bengala, insomma. Andiamo un po' a casaccio per vedere cosa ci regalerà la sorte e il destino. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa. Allora, nei cieli comunque non c'è, l'avevo già visto l'altra volta, non c'è, quindi se è ancora esistente, quel povero uccello si trova da queste parti, sicuramente a terra. Come sempre, ragazzi, prima di andare ad acciuffare il nostro animale, vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non lo foste, di andare a lasciare un bel like. Scusi, scusi, mamma mia, non si può fare manco una intro decente. Dicevo, di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di magari condividere il video per far conoscere Ark a tutto il mondo. Allora, vediamo un po', siamo già in una zona abbastanza interessante per ciò che riguarda quello che stiamo cercando. Vediamo un po', c'è un carro. Oh, mazza, non si aspetta, fammi alzare la gamma a 5 perché non vedo più una mazza. La tartaruga, sì, effettivamente prima o poi dovremmo prenderle. Anche questi animali un po' più, diciamo, stupidi, fra virgolette, più comuni. Niente, ragazzi, il Tapeciara non si riesce a trovare. Credo che, come cantava Laura Pausini, non c'è, non c'è, non c'è. Ce ne sarà uno, penso, in tutta la mappa a questo punto, perché è introvabile, voglio dire. No, non so neanche dove possa essere la zona di spawn, perché non ho trovato nulla a riguardo su internet. Quindi dovremmo essere abbastanza fortunati in futuro nel trovarlo. Per adesso, ragazzi, andiamo un po' a casaccio. Cioè, il primo animale che incontriamo che ci piace, ce lo addomestichiamo. Attenzione, attenzione, vedo là una bella tigrotta, ragazzi. Tigre che in realtà. No, chi è una iena? No, la iena no. Vabbè, potremmo fare una coppia, una doppietta. Aspetti, signora iena, scusate. Allora, va bene, prendiamo questo, ragazzi. Ho girato 2 ore. Purtroppo il Tapeciara non è trovabile al momento. Si nasconde bene il maledetto, ma ovviamente appena lo vedremo, ragazzi, lo andiamo a prendere subito. Allora, ci servono delle bola però un attimo, Quindi cosa ci manca? La pietra. La pietra, un attimo. Dammi la pietra. Solo due. Ma che ma? Ah, la paglia. Aspetti, possiamo prendere un po' di paglia, scusi? Un albero, eccolo qua. Restate là sotto, perché la tigre, raga, l'avevamo presa. Però non mi ricordo il perché, ma c'è morta malamente. Non lo so, non me lo ricordo. Purtroppo la mia memoria fa acqua da tutte le parti. Però l'avevamo presa, quello ne sono sicuro. Me l'avete già ammazzata? Ma che palle, però! Ah, coso! Ma porca miseria! Non si può fare un programma su Ark che subito non ti danno proprio neanche un secondo di tempo. Beh, io sono stato subito là. Sapendo, conoscendo i miei polli, quelli li dovevo ammazzare. Vabbè, niente, continuiamo a cercare. Pure la iena mi è sparita. Dove do sta la iena? Porca miseria, porca. Allora, la iena. No, do cazzo, la iena. Fermati qui. No, ma che mira di merda. Qui. Ma che. Aspetta, iena, un attimo. Qui. Oh, aspetta un attimo, porca miseria. Uno. Oh, livello 100. 2. No, magari non è in testa perché già sta morendo. Qua nella zampetta. 3. Cadi a terra, sì. Non mi muori, no, iena? Iena, non muori, giusto? Perfetto, grazie. Inconscio. Ok, la iena. Ma si può addomesticare? Scusate, controllo subito, mi è venuto un dubbio. Ah, ok. Allora, la iena, ragazzi, in realtà andava addomesticata accarezzandola. Benissimo, non l'abbiamo addormentata malamente. Non si risveglia mai. Tra l'altro, già l'ho già persa. Vabbè, è come se avessimo niente. Continuiamo la ricerca. Allora, eccola qua. Un'altra bella tigrotta. Aspetta, stavolta ti prendo. Sì, mi puoi fare tutto quello che vuoi, tanto tu. Che bella, tua coppia! Aspetta, questa verde è bellissima! Un attimo, aspetta un attimo! Mamma mia, che premura che avete di morire! Un attimo, allora tu sei un. Aspetta, mi metto più sopra, se no voi mi rompete le balle. Un maschio. L'altra dove sta? Eccola qua.
è un maschio. Vabbè, fate una coppia gay, va bene lo stesso. Poi di sti tempi, guarda, va pure di moda, quindi figurate. Dov'è il problema? Allora, vabbè, visto che siete due maschi, uno lo dovremmo sacrificare. Questo qua verde me lo prendo. E questo qua lo buttiamo via. Basta, uno solo, uno solo. Che livello sei tu? Però aspetta, ma dove mi metto qua per essere... Vabbè, senti, madonna, è una tigre, ma che ce frega della tigre? Basta una bola e siamo a posto, dai. Aspetta, 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 sta arrivando, no! No, che mi attacca l'uccello! No, 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 che poi me lo ammazzi. Cioè, non me lo ammazza l'uccello, ma ammazza la tigre. Che poi detta così suona malissimo, però vabbè, è quello che intendevo, dai. Si è capito bene il senso. Allora, dov'è? Signor tigre? Signor tigrotto? Eccolo là. Il tigrotto padano abbiamo qua. Tigre Salvini. Dai, vi. No, non cadere. Ma dov'è? Eccolo là. Vabbè, senti, io scendo, Perché tanto aspetto a te, ho capito che qua... Eccolo! No! Mancato! Ok, preso. Scusi. Preso. No, la roccia, perfetto. Ok, vediamo la testa perché già... Oh, 145 livello, ma già sta morendo. Che vita di merda che avete voi smilodonti. Ecco, forse è stato un po' stupido uccidere l'altro perché ce lo potevamo tenere per riserva. Siamo stati un po' avventati, devo dire la verità. Ecco, mi sa che è l'ultimo e muore. Mi sa che sta per morire. No! Ok, c'è caduto, meno male, meno male. Mettiamo la classica carne. Certo, il livello 100 e tanti, ci staremo una vita. Ma vabbè. Dettagli, porca miseria. Vediamo se intanto c'è qualcun altro in zona da poter addomesticare. Famose un giro di qua, un giro di là. Un bel castoro, perché no, scusate. Aspetta, aspetta, andiamo a prendere l'aquila. Famo sta doppietta, va, famo sta doppietta, prendiamo anche il castoro. Che se non sbaglio non... Chi è? Ah, ok. No, no, però aspetta, 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 perché io me lo perdo. Me lo perdo sicuro. Fatemi mettere, raga, una torcia. Ok. Beh, questo tanto ha la vita infinita. Qua il torpore... Abbiamo voglia, potremmo andare anche in un altro pianeta e tornare. Perfetto, ok. Andiamo a prendere sto castoro, va. Tanto è qua, guarda, già li vedo qua da qua che sguazzano felici e tranquilli. Dovrebbero addomesticarsi col classico metodo. Però ragazzi, essendo degli erbivori, ce ne serve uno di livello basso, perché sennò dovremmo stare qua mille anni e vorrei evitare, sinceramente. Quindi andiamone a prendere uno di livello basso, se lo troviamo. Dov'è tutti in acqua stanno? Castoro? Vabbè, so io il metodo per farli arrivare subitissimo, guardate. Mo, un attimo, mi poggio qua. Ci apriamo qua, si incazzano come le api. Vieni però, aquila. Vieni perché mo arrivano, grazie. Ok. E mo ci andiamo a scegliere quello che... Eccoli qua. Tu che livello sei, amico mio? Vieni qua un attimo. Tu sei un livello 20. Vabbè, il 20 mi può andare bene. Sì, 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 lo so, scusa, sono stato un po' maleducato a toccare casa. Ma un attimo, allora, dove stava mo la tigre? Da quella parte, credo di sì. Funzionerà la bola col castoro? No, perché tanto bola non abbiamo più. Perciò non ci interessa, perfetto. Con chi combatte questo? No, lo scorpione lo potevamo prendere noi, porca miseria. Maledetto! Il rinoceronte schifoso. Sì, venghi signor castore, però già è mezzo morto. Dov'è la tigre? Qualcuno ha visto la tigre? Un attimo, venghi un attimo. Allora, la tigre dovrebbe essere da questa parte. Ecco, vedi, meno male. Cioè, non la trovo neanche con la torcia, figuriamoci senza, porca miseria. Dove cazzarola era la tigre? No, qua sopra non può essere perché ci sono questi. Forse era qua. Aspetta un attimo, poi un minuto di... Di pazienza, eccola là, la tigre, eccola là. Ok, perfetto. Guarda, ti butto qua. Stati calmo, sereno e tranquillo. Un attimo. E mo ti sparo da qua sopra io, grazie. Numero 8. Dov'è? Eccolo qui. Preso? Preso? No, sono caduto. Scusi, signor Castoro, non mi facci male. Morto, perfetto, l'abbiamo ucciso, grazie. Vabbè, grazie di tutto, signor Castor. Vado a prendere un altro
Ah, ecco, qua c'è un'altra. Aspetta, perché giustamente mo sono arrivati per come dire, rincorrermi. No, 135 direi proprio di no. Troppo alto. No, grazie, te ne puoi andare. Questi già ce li abbiamo. Ma tutti gli amici vostri dove sono? Oh, ma è possibile, non ci stanca storo, va. Vabbè, andiamo da qualche altra parte. Là ne vedo, vedo un'altra diga dei castori. Eccolo là, 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 lo vedo. Aspetti, signor castoro, non si tuffi. Pronti. Allora, vediamo prima, però dobbiamo rivedere il livello, è molto importante da sapere, da conoscere. Prendiamolo. 100. Vabbè, direi anche di no, grazie lo stesso, però adesso a te d'ammazzo, così questi mi si arrabbiano e vengono fuori dall'acqua. Venite? No, non gliene frega una mazza, probabilmente gli stava pure sul cazzo, quindi gli ho fatto un favore. Prendiamo questo, che bel colore. Aspetta. Là? No, sai che sfiga, è entrato in acqua. Aspetta. Vabbè, un attimo, mi ci avvicino per vedere intanto il livello, se è fattibile. Chi è? Chi è che combatte con l'Argentavis? Hanno un altro castoro. Aspetti, signor castoro, perché? No. Ma che palle. Te pareva. Vabbè, livello 60, non ci serviva effettivamente. Venga qua, statti fermo. E tutta sta violenza sempre. Dov'è quello verde? Qua, venite qua. Bravo, seguimi di qua. Vabbè, anche questo è un bel colore. Tu, perfetto, livello... Neanche 85 è troppo pure tu. Ma tutti... pompati, tutti dopati sono sti castori. Vediamo questo. Tu 55, mi sa che è il minimo che c'è qua. Vabbè, 55, pigliamo sto 55. Cerchiamo di non ammazzarlo stavolta. Però se vediamo un bel bello scorpione, ragazzi, ci fa uno scorpione. Peccato che quel cazzo di rinoceronte l'ha ammazzato. Allora, resta qua, grazie. Io mi metto qua sopra e iniziamo a sparare allegramente. Ok, dov'è? Signor Castor? Quello qua. Ed è uno. No, non cadere, per favore, grazie. Due. Diciamo. No, non scappi. E levati, porca miseria di un Argentavis. Oh. Abbiamo delle... No, non le abbiamo. Perfetto, dobbiamo andare a prendere un po' di baccucce. Ok. Spero non ci metta troppo, ragazzi, sinceramente, perché 55 un po'. Vabbè. Oh, mettiamolo qua, inconscio. 21. E anche il torpore che gli scende è bello veloce, quindi. A te, tu come stai? Tutto a posto? Sì, lei è quasi pronta, va bene. Raccogliamo un altro po' di bacche, ragazzi, e possiamo andare. Che poi a inizio serie mi ricordo era pieno di scorpioni qua, o sbaglio? Li hanno fatti desponizzare o cosa? Cioè, mi ricordo che era pieno stracolmo di scorpioni da queste parti. Non ce n'è più, era rimasto l'ultimo ucciso, poverino, dal rinoceronte. Vabbè. Allora, famo sta raccolta. E ragazzi, mi sa che anche questo episodio in teoria dovrebbe filare liscio come l'olio, più o meno. 9, 9, 18. Vabbè, questi 11 glieli diamo a lui. Grazie. Ma i narcotici li ho presi stavolta, sono stato abbastanza furbo da prenderli. No. Ovviamente no, voglio dire, era logico. Non ne ho preso neanche un, meno male che siamo vicini a casa. Sì, mi sa che per lui servono. Vabbè, già è al 6%. Vabbè, andiamo un attimo a casa a prendere i narcotici, va. Anzi, guarda che famo. Ormai aspettiamo la tigre che sta finendo. Sì, si è al 61%. Dovrebbe essere un paio di minuti e dovrebbe finire. Nel frattempo io continuo a raccogliere le narcobacche, che mi sa che quello fra poco si sveglia. Ragazzi, i castori sono un po' delicati, hanno un sonno delicato. Quindi continuiamo. Tra l'altro questo è ancora morto, vabbè. Pazienza. Ok. Ok, diamo io così. Questo lo buttiamo. Sì, mi ricordo che qua era anche pieno di metallo, Dovrò andare a vedere i video vecchi. Ma se non sbaglio qua era pieno di risorse belle che poi non sono più, mai più spawnate di nuovo. Chissà perché, forse perché non ho visto che c'ero io. Dice: coltifero che ti faccio spawnare le cose a te vicino casa. No,
E infatti ogni volta dobbiamo fare 1000 chilometri. Vabbè, comunque grazie allo stesso Ark, come sempre molto umano e gentile. Là sopra non c'è nessuno, purtroppo. Siamo disidratati. Aspetta, vado in acqua. Va, mentre ci siamo, che quelli s'addomesticano qua, andiamo in acqua. Il rinoceronte l'abbiamo preso? Sì, mi sbaglio, se non sbaglio, sì. Ah no, già l'abbiamo presa. Vabbè, dovrebbe... Sì, vabbè, tanto la uccidiamo anche così. La tigre! No, ma... No! Che cazzarola, già... Ma porca miseria, uno non può stare tranquillo! Chi è? Ah, signor rinoceronte, salve. Attenzione perché siamo nudi come il culetto di un bambino adesso, Quindi non abbiamo neanche il nostro argentavis che ci protegge, perciò torniamo subito a casa, per carità. Namo, subito, dritti e diretti, eccolo là. Oh, sarà che probabilmente l'armatura era già mezza rotta dagli scontri precedenti. Qua come stiamo? Tu sei al 92, tu stai al 18. Bene, aspetta che ti do questi... Ah, solo 13, ne ho prese. Vabbè, ti do altre queste 13. Queste l'abbiamo rotte, queste te le do, queste te le do. Perfetto, vabbè, il livello di cibo è a posto. Dobbiamo solo cercare le narcobacche. Il tempo che la... Aspettiamo la tigre che si... che finisca di addomesticarsi, così la portiamo a casa, prendiamo i narcotici e torniamo. Nel frattempo lui dovrebbe arrivare intorno al 50%. Oh, smilodonte, lo chiamiamo Diego, come se non sbaglio avevamo chiamato quello dell'altra volta che poi morì. Mamma mia, che bello però, ragazzi, bravo. Ah, ciao, è piccolino lui, ciao, miau. Va bene, allora prendiamo questo, prendiamo quest'altro. Perfetto, allora Diego tu resta fermo. A te do queste altre 15, tanto per farti... Ok, e noi partiamo. Nel frattempo mi sistemo anche l'armatura, perché non si sa mai. No, Diego, devi stare fermo. Diego, statti fermo. No, Diego, grazie. Perfetto, torniamo a casa, tanto è qua sotto. Oh, Dieguccio, lo buttiamo qua. Un attimo, resta lì. Ecco, là già il Deoninuninus, come cazzo lo si chiama. Credo sia pronto. Un attimo, i narcotici dove li ho buttati? Ecco, mo' vatti a ricordare dove stavano i narcotici. Forse qui... solo 75, vabbè. Però adesso dovrebbero bastare. Intanto dove l'avevo messi? Non lo so, forse qua. No, vabbè, non lo so. Poi li cercherò con più calma. Intanto sistemiamo sta armatura, per carità. Grazie. Ah, forse ancora qua dentro, giustamente. Aspetta, infatti, mazza, che testa che c'ho. Che testa, mamma mia, che intelligenza incredibile. Allora, prendiamo questo, prendiamo questo, prendiamo questo, prendiamo questo e prendiamo, perché no, anche questo. Perfetto, ok, li andiamo a indossare subito. Sì, abbiamo tutto, perfetto. Il nostro Deninino ha finito. Nino, lo chiamiamo Nino, già l'abbiamo detto, anzi guarda, lo chiamiamo subito. Sì, già è cresciuto. Ciao, che carino, già bello, è bello, bello grande, Sei bel cresciuto, Allora, accedi all'inventario. Guarda, ridamme sta carne che te non ti serve. Ridamme pure questa. Tieni la carne normale. Seguimi per favore. O sei bloccato? Mi riesci a seguire mo che sei adulto? No, sei un adulto pirla. Perfetto. Vabbè, dobbiamo distruggere questo muro. Ho capito. Anche questo. Perfetto. Grazie, Dio di Nino. Anzi, guarda, ti cambi subito il nome. Nino. Comportamento. No, non è comportamento, aspetta. Vabbè, senti, poi te lo cambio. Opzioni, cambia nome, Nino. Nino, perfetto. Grande Nino, andiamo, va. Puoi seguirmi da qua? Niente, sei proprio un po' stupido, mi sa, Vabbè, ragazzi, aspetta, vediamo se lo riusciamo a prendere con l'Argentavis, magari. Nino? Vieni qua, fatti aiutare. No, no, mi sa che non lo possiamo prendere. Sì, l'abbiamo preso, perfetto. Ok, Nino, resta qua. Non ti muovere. No, no, non ti muovere, grazie, resta là. Diego è là. Nino, no, aspetta, c'è la passeggiata abilitata. Un attimo, fatemelo disabilitare. Fermo, Nino, grazie. No, no, aspetta, no, fermo, porca miseria, Nino. Non ti muovere. Allora, andiamo, va. Andiamo prima che quello si sveglia, per carità. Oh, tra l'altro, mo dobbiamo ritrovarlo. Eccolo qua, il nostro castorino, come va? Ancora dormi? Sì, giusto? Sì, 42%, però ancora, che palla, ancora un sacco di tempo. Allora, prenditi queste, te.
Prendi queste qua, 50. E aspettiamo, ragazzi, che si... che si vada a, a terminare l'addomesticamento, che durerà ancora credo una mezz'oretta più o meno. Allora, mentre lui va, ragazzi, visto che ce n'è, ne ho visto. Tu ad esempio, caro amico mio, che livello sei? Livello... ma porco, ma tutti così alti siete qua? Oh, ma che palle. Oh, poi sono pure dure a morire, eh. Mentre tu che livello sei? 140, no, incredibile. Tutti i livelli super pompati. No, perché se ne trovavo un altro di livello più infimo, ragazzi, me lo andavo ad addomesticare. Ma questi sono tutti livelli 200. Tu? 55 è uguale a quello che abbiamo adesso, perciò non mi servi. Ecco, quel livello 20, ragazzi, era perfetto. Però purtroppo ha fatto una brutta fine, diciamo, si è... suicidato, diciamo così, suicidato. Oh, qua ce n'è un sacco. Tu che livello sei? Allora, tu sei livello... non leggo, scusi. Ah, 25, è perfetto, buono. 25 è buono, tu? 50 no, tu? 50 manco. Aspetta, aspetta, me li scelgo così. Allora, tu livello... 20. Oh, questo. Tu? Livello? Che cazzarola è? 15. Ecco, aggiudicato. Prendiamo questo. Signore? Venghi con me. Guardi, la porto in un posto bellissimo. Livello 15. Sì, sei tu. Sei tu, perfetto. Andiamo, va. Tra l'altro là vedo degli scorpioni bellissimi. Questi ce li lasciamo per i prossimi episodi, ragazzi. Ormai abbiamo detto castoro e castoro sia. Guarda, te ti lascio di nuovo qua. Ok, accanto al tuo amico. Un attimo che qua scendo. Andiamo di 8. Lo sta, eccolo là, grazie. Un attimo, ma questo un attimo si andrà ad innervosire. Perfetto, dovrebbe cadere. Ecco, è caduto? Sì, perfetto, vabbè, lo sapevo perché adesso è un livello infimo. Oh, prenditi tutto qua, prenditi questo. Almeno, ragazzi, dovremmo essere un po' più veloci ad addomesticare. Però questo ce lo lasciamo. Questo che cos'è? Un maschio. Questo che cos'è? Una femmina. Magari li lasciamo entrambi. Dai, famo una coppia. Ma che ce frega. Ma sì, ma viva l'amore. Viva l'amore. Oh, nel frattempo chiamiamo la Gentavis, perché non si sa mai qua stare da solo. Non mi fido per niente. Quindi vediamo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Questo parte da zero. Lui sta a zero. Mentre lui sta già... fermo adesso, Argentavis, grazie. Mentre lui sta già al 54%, quindi ha un 54% in più di vantaggio rispetto al livello 15. Vediamo chi arriva prima alla fine dell'addomesticamento, eh. E allora, ragazzi, alla fine l'ha spuntata il maschio di livello 55, è già al 96%, mentre la femmina sta al 64%. Però stava recuperando, stava recuperando. Allora, facciamo così adesso, appena questo finisce... la riempiremo di narcotici e poi la lasceremo andare per conto suo. Anzi, probabilmente ci arriverà anche senza. Però per sicurezza, ragazzi, gliele diamo, così noi andiamo intanto a casa, concludiamo il tutto. Guarda, te ne do altri questi e li dobbiamo scentellinare un po', perché ne siamo un po' sprovvisti. Intanto questo, signore, se lei si vuole per favore iniziare a, come dire, ad addomesticarsi, mi farebbe un gran favore. Caro castoro, maschio, papà castoro questo lo chiameremo. Che tra l'altro papà castoro non so se aveva un nome o si chiamava solo papà castoro. Vabbè, intanto, oppure lo chiameremo papà, giustamente, perché è già un castoro. Papà castoro era, non era il castoro. Vabbè, l'avete capito, va, insomma, lo chiamiamo papà. Lui è papà. Oh, eccolo qua, Pepe, papà castoro. Perfetto, grazie papà. Andiamo, tu sei a posto. Ok, allora, ragazzi, poi l'altra, la femmina, ce la verremo a prendere successivamente, sperando che non venga ammazzato da nessuno. Ma non penso. Va bene, ok, dove sta? Vabbè, ma fermati un attimo. Ok, papà, andiamo. Benissimo. Ecco, giustamente vado a prendere l'albero, l'unico che c'era in tutta la radura qua. Quindi adesso come dinosauri abbiamo come dinosauri nuovi abbiamo il castoro, il... che abbiamo preso? Mo il castoro, la tigre, che è un ritorno di fiamma, diciamo così, e il Nino. Oh, tre begli animali nuovi là, nello pterodattilo, mannaggia, non lo troveremo mai, non lo troveremo mai
ogni volta che vedo un uccello volare, porca miseria, penso sempre al nostro Tapejara, ma non lo troveremo mai. Oh, va bene, ok, questo lo buttiamo qua, statti fermo, grazie, immobile. E quindi, ragazzi, detto questo, come sempre, voi fatemi sapere la vostra nei commenti. Il nostro lupo intanto che dice? Il lupetto, perché quello per la prima volta ci siamo riusciti effettivamente a farlo crescere, nascere e riprodurre. Poi lo faremo anche con la viverna, parlo del buon Nino. Mentre il lupetto... Chi è? Oh! Ah, un povero... Scusi, signor Pteranodonte, non volevo. Mi dispiace. Vabbè, però pure lei, scusi, va a volare giusto là. Quanto tempo avete voi? Tra un anno? Quanto è? Tra 14 minuti è pronto ad accoppiarsi la femmina. Quindi magari il prossimo episodio, se stiamo un po' più attenti, se ce lo ricordiamo, possiamo far nascere anche il lupetto. Va bene, ragazzi, quindi dicevo, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Andate nelle mie pagine Facebook, Instagram che trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale qualora vi piacessero tutte queste serie. Noi ci mettiamo qua e così io vi saluto e vi rimando a domani con dei nuovi video. Ciao!